Con una classifica continuamente stravolta da sentenze di giudici sportivi e tribunali, il campionato di Lega Pro è nel caos più totale. Tutti, anche il presidente Macalli, chiede ora una sostanziale riforma. Intanto la stagione va avanti, anzi volge al termine e nelle ultime 4 gare si decideranno le sorti di diverse società, tra queste anche la CR Messina, ormai certa di dover disputare i play-out. La formazione giallorossa domani, sabato 18 aprile, ritorna a giocare al San Filippo contro l'Ischia. Antonio Rapuanno, della sezione di Rimini, dirigerà il match valido per la 35esima giornata. Nello di Costanzo, da quando ha sostituito Grassadonia, non ha ancora vinto, ma i difensori Enrico Pepe e Mirko Stefani sono fiduciosi di questo finale di stagione. E ora queste 4 partite noi dobbiamo mettere in campo tutti noi stessi come stiamo facendo fino ad ora. Dobbiamo cercare di riportare quanti più punti possibile nella nostra classifica. Poi i play-out sono partite a sé, quindi non penso che sia già un antipasso dei play-out. Quindi dobbiamo pensare a questa partita come gara del campionato e vincere assolutamente. È arrivato il momento di pensare solo in positivo. E dobbiamo mettere nel mirino i play-out e arrivarci nella maniera migliore, mentale e fisica. Penso che stiamo migliorando sia fisicamente e il fatto di non prendere gol magari ci proietta anche mentalmente in modo migliore a questo finale di stagione.